Oggi abbiamo sentito le tante differenze che ci sono tra la Lombardia, la Calabria, il Lazio. Sono differenze che riguardano la struttura economica, l'organizzazione, la sanità. Roma ha in mente di fare una cosa, riportare indietro le lancette della storia, riportare tutto a Roma, fare misure a taglia unica, che per noi non vanno bene, per la Lombardia non va bene, vorrebbe dire un peso, tirare il freno a mano. Allora io ho proposto che tutte le regioni prendano un'iniziativa comune per sottoporre al Parlamento il loro progetto di riforma, che deve vedere le regioni protagoniste del livello istituzionale e non essere cancellate come a Roma qualcuno sta pensando di fare. Parte anche dalle iniziative economiche per i giovani da parte delle regioni. Sì, noi abbiamo tante iniziative, in Regione Lombardia abbiamo messo 30 milioni di euro per lo start-up dei giovani imprenditori, un ragazzo che vuole diventare imprenditore e mettere su un'azienda innovativa ha a disposizione i fondi della Regione. La Lombardia è un'eccellenza da questo punto di vista. Il 60% degli investimenti esteri sono qui in Lombardia, più del 30% di tutti i brevetti registrati in Italia sono registrati in Lombardia, 13 università, 500 centri di ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo molto sensibili a questo e vogliamo continuare a investire in questa direzione. Questo succede in Lombardia, non in altre regioni, perché sono diverse, ma proprio per questo la taglia unica che a Roma qualcuno sta pensando di attuare è la cosa più sbagliata per i cittadini, non solo per le regioni. Presidente, guardando alla politica nazionale, è tempo di riforme, quella elettorale è in primo piano, lei è fiducioso? No, non sono fiducioso, sto a guardare perché se ne parla da tanto tempo e non si fa. Più che a quella elettorale sono interessato alle riforme costituzionali. Sono favorevole al Senato delle Regioni, modello tedesco, dove ci sono le regioni, i Länder, piccoli o grandi che siano, e lì le regioni discutono con il governo sulle materie di loro competenza. Sono favorevole a una riforma del titolo V che abolisca il sistema di competenze concorrenti perché crea solo caos istituzionale, meno competenze ma esclusive per le regioni, e sono favorevole a un sistema che riduca la pressione fiscale e riduca anche ovviamente il numero di deputati e senatori. Sarà la volta buona e mi auguro di sì, ma ripeto, occorre che le regioni nel loro insieme, a prescindere dalle differenze politiche, prendano una forte iniziativa per evitare che a Roma ci freghi come spesso succede. Fare una legge elettorale per il Senato così com'è e contemporaneamente modificare il Senato non ha molto senso. Secondo me la legge elettorale per il Senato non serve. Se ci fosse il modello che c'è in Germania, il Bundesrat, il Senato federale, dove vanno i rappresentanti delle regioni, non senatori eletti. E questa è la fine del bicameralismo perfetto, ottima cosa. In Germania funziona, è un paese federale, e per me quello è il modello migliore. Quindi legge elettorale per la Camera, per il Senato non serve, se si va nella direzione del Senato federale, che io auspico. Io sono interessato come regione a creare il sistema aeroportuale lombardo. Ci sono le condizioni, sì, e sono due. La prima è il TAR che ha bocciato l'attribuzione della concessione della gestione dell'aeroporto di Brescia Montichiari a Verona, decreto Passera, e quindi si riapre tutto il dibattito. E la seconda è la disponibilità manifestata del Comune di Milano a far entrare la regione nell'azionariato SEA. Ci sono le condizioni, quindi, se si concluderà, come spero, questo negoziato, perché la regione entri da protagonista, e allora il sistema aeroportuale fa parte del più complesso sistema delle infrastrutture a cui stiamo lavorando con grande intensità. Oggi c'è questa presentazione carina della mascotte con il nome che voi non sapete ancora, vero? No. Quindi non posso svelarlo. Ecco, su quello dirò che io avrei preferito un altro nome, sull'aglio invece che guagliò, bagai, ai finale aglio, che vuol dire la stessa cosa di guagliò però in milanese. Quindi, e sono anch'io curioso di sapere il nome della mascotte di fra poco. Queste sono le cose belle, poi ci sono le cose di sostanza, che sono quelle di cui si occupa la Regione Lombardia, la provincia, le istituzioni per quanto riguarda Expo,
e devo dire che dopo l'incontro di lunedì con i ministri c'è stato un seguito importante che giudico molto positivamente, cioè la decisione del ministro Lupi di istituire lunedì prossimo a Milano un tavolo permanente Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture per affrontare tutte le questioni relative all'elenco della spesa che ho presentato, tutte le opere che devono essere fatte, 1.600.000.000 per infrastrutture, che è la richiesta per completare le opere. Quindi bene, la mia richiesta ha avuto accoglimento, vediamo adesso, da lunedì si fa sul serio sulle questioni che sono in sospeso. Il rush finale, l'ultimo anno, non possiamo perdere neanche un giorno. Domani tappa a Berlino del World Expo Tour. Sì, dopo la Catalogna, dopo la Francia, dopo il CERN, dopo la Commissione Europea, domani Berlino, la Germania, un partner importante, un competitor importante, e voglio riuscire a convincere anche i tedeschi ad aderire al nostro protocollo sulla lotta alla contraffazione alimentare, che vuol dire un danno grave per l'industria agroalimentare italiana, 60 miliardi di euro, un rischio per la salute. La Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, la seconda regione agricola d'Europa, quindi lotta alla contraffazione, tema di Expo, è per noi fondamentale. Domani un'altra tappa importante e mi auguro che abbia lo stesso esito positivo di quelle che l'hanno preceduta. È tutto per quanto riguarda il nostro spazio informativo, grazie per averci seguito, una buona serata.